Le bollette dell'energia sempre più pesanti, i costi sempre più alti, le proteste che crescono, i venti di guerra in Ucraina, la crisi internazionale e la post-Covid scaricano sulle famiglie il prezzo salato degli aumenti. Tra le risposte per lenire il problema c'è l'utilizzo massivo delle fonti rinnovabili e il ricorso alle comunità energetiche di cui si è parlato in un convegno organizzato dalla CISL Taranto Brindisi, argomenti in cui il sud e la Puglia possono recitare un ruolo da protagonisti grazie alle risorse naturali che consentono la produzione di energia alternativa. Come spiega ai microfoni di Antenna Sud Carlo Cascella, responsabile affari istituzionali e sostenibilità macroarea sud di Enel Italia. Oggi stiamo vivendo veramente una crisi epocale per il nostro sistema. Il governo sta mettendo in campo tutti gli strumenti per cercare di attenuare il più possibile gli impatti. Dal punto di vista delle rinnovabili, è ravvisabile un gap fra nord e sud e una situazione equilibrata in questo momento? Ma il sud sconta sicuramente una maggiore risorsa, presenza di risorsa. Il nord comunque, dai dati che stanno emergendo in questi primi mesi, comunque è ugualmente attento. Per chiudere con i comportamenti virtuosi ci può essere speranza. Le comunità energetiche partono dalla volontà e la disponibilità dei soggetti che ne fanno parte, è una sfida che devono, come dire, cercare di vincere. Però è uno strumento che dà anche facilità, diciamo, di allargamento e soprattutto unisce ai benefici in termini energetici ed economici il beneficio sociale, cioè estendere i benefici della comunità energetica alle famiglie meno abbienti.